Ma Rizza deriva dalle Rizza, le radici, no? Tutti i mesi ne andiamo in edicola a parlare del pensiero delle radici. Cioè, dentro di me, anche nei momenti più difficili della vita, e tutti abbiamo avuto e abbiamo momenti difficili, c'è qualcosa che, così come in natura dalle radici nasce la pianta, c'è qualcosa dentro di me che vede la direzione da prendere. Se uno dovesse dirmi, dopo tanti anni che faccio questo lavoro, la gente si conosce, lo escludo, nessuno si conosce, tutti conosciamo l'idea che ci siamo fatti di noi, ma non ci conosciamo. Lei pensi questo, no? Lei che è naturopata, che le piante nelle radici hanno qualcosa che le crea incessantemente. La radice pesca dalla terra e fa la pianta. Beh, la radice non vede mai i fiori, non vede i fiori, non vede i rami, non vede i germogli, non vede i frutti. C'è qualcosa dentro di me che sta creando l'essere che sono e non mi vede. Quindi c'è un sapere che sfugge alla luce degli occhi, c'è un sapere che sfugge ai colori. I fiori sono colori, cosa sono i fiori? Basta guardarli, sono occhi, sono gli occhi della pianta. Occhi che fecondandosi creano il frutto. Quindi dentro di me c'è un sapere innato, nascosto. E tutto il mio lavoro, da me vengono le persone a raccontare i loro problemi. E io la prima cosa che faccio in psicoterapia, la prima, è di dirgli: non mi racconti la sua storia, a me la sua storia non mi interessa. Ciascuno crede, per una malattia di questo secolo, che noi siamo la storia che abbiamo avuto. Non è vero, non è vero. E tutto diventa alibi: un padre che ti ha amato, non ti ha amato, una madre che ti ha trattato male, uno stupro, qualsiasi cosa è accaduto, anche la più terribile, no? Diventa il motivo per cui la tua vita si chiude. Non è così, non è così. Allora usciamo dalla storia, usciamo dall'idea che ti sei fatto di te, usciamo dal racconto e incominciamo a vedere che pianta sei, perché alla fine la quercia deve fare le ghiande, no? Jung diceva: cosa diresti di una tigre vegetariana, che è una pessima tigre, no? Cosa diresti di un'edera che non si arrampica, che è una pessima edera, e di una pecora che non bela, che è una pessima pecora? Allora tutto il tema della psicoterapia, ma è tutto il tema del rapporto con se stessi, è vedere per cosa sei portato, cosa ti caratterizza, non cosa ti è successo. Io ho in cura una signora che ha avuto uno stupro pesantissimo. Gli stupri sono cose terrificanti, non sono quelle scemenze che si raccontano in televisione, che vanno le attrici per farsi in qualche modo pubblicità. Non sono quelli, perché una donna che ha subito uno stupro non ne parla, e ne parla grande fatica in psicoterapia. Quindi in televisione, tanto bisogna chiarire una cosa: in televisione non si va a parlare di sé. I grandi uomini e le grandi donne custodiscono segreti. Se non hai un segreto, devi preoccuparti. Segreto vuol dire che non ne parli con nessuno, per nessuno intendo nessuno, amici, amiche, eccetera. Io ho ancora una signora che ha avuto uno stupro tremendo, non riusciva più a avere rapporti sessuali. Ora, mi ricordo che in terapia, quando lei ne parlava, aveva degli attacchi di panico, dei brividi. Ho detto: facciamo una cosa, mettiamo la scena dello stupro, io ho una finestra in studio, ad una distanza. Se la mettiamo sul tetto di fronte, là in fondo, no, mi fa paura. Più in là, dove c'era un colombo che passava, beh, ancora un po' più in là. Allora noi parlavamo, intanto le dicevo: guardi quell'immagine. Finché lei ha creato tra sé e quell'immagine una distanza, no? Ha ripreso a fare l'amore, e quando faceva l'amore le veniva in mente questa immagine e la metteva a distanza. E poi si è sposata, ha avuto dei figli. Questo per dire che anche la cosa più terribile che può capitarci, i lutti, sono fatti perché noi li guardiamo, come diceva Schopenhauer, con la giusta distanza. Allora non bisogna mai dimenticare che dentro di noi esiste una perenne, ininterrotta fioritura. Noi stiamo, mentre io e lei parliamo, c'è stato un grandissimo, si chiamava IQ, che diceva: mentre noi parliamo in questo momento, mentre le nostre parole prendono forma, c'è qualcosa che sta creando me e te. E questo qualcosa ama restare sconosciuto. Quest'altra idiozia di parlare di sé, un'altra idiozia di questi tempi. Cosa serve che parli di te? Tanto l'idea che ti sei fatto di te, parli, mica parli di te, mica ti conosci. Goethe diceva: non devi conoscerti, resteresti deluso, no? Quindi c'è un principio sconosciuto che deve restare sconosciuto. Io per molti anni, io ho avuto grandi maestri, grandissimi, molto, molto, molto più bravi di me, e devo dire che ho imparato a conoscere la psicoterapia del profondo attraverso il mondo antico. Anzi, io dico sempre che se tu vai da uno psichiatra, uno psicanalista, uno psicoterapeuta, sul suo tavolo non trovi dei libri del taoismo o dei libri del pensiero antico, scappa, perché ti vuol curare col pensiero moderno e poi ti riempirà di psicofarmaci.
dice, ma lei come ha fatto a diventare quello dei miei? Dice, sai, io tutte le sere lavavo i piatti della mia locanda. Ah, la di noi erano tutti i piatti. Allora, questo lo può fare chiunque. Sì, ma io lavavo e rilavavo i piatti senza volgere lo sguardo altrove. Senza volgere lo sguardo altrove. Non faccio la colazione ai bambini, madonna come tardi, sto facendo la colazione ai bambini. La mano che prende il caffè, la mano più verde, la mano sul volo in generale. Fino a che via via che faccio questi gesti, io sono totalmente immerso in quell'azione, senza volgere lo sguardo altrove. Senza volgere lo sguardo altrove. Vermeer, il grande pittore, è diventato famoso per la colonna di Perno, non è stato quello il suo vero lavoro. Per me faceva una cosa che nel 600 nessuno faceva. Tutti disegnavano Madonna, la due morte, scene religiose, lui no. Lui dipinge gli interni, così da qui, quante altre lo facevano, ma dipingeva soprattutto donne che stavano svolgendo un'azione, qualcuno ricamava, qualcuno pesava la bilancia, siamo in Olanda, no? Nel timone fiammico, no? Si pesava l'oro, qualcuno suonava, qualcuno metteva una collana, e fino a qui. Ma c'è qualcosa che accade in Vermeer che non è mai accaduto prima. In quelle azioni cosiddette minime, qualsiasi, non le dava di luce. E allora citato un grande studioso di Vermeer, dirà, forse c'è una luce interna che non vediamo, che curerebbe i nostri mali se noi fossimo presenti alle azioni che facciamo. Quando cammini stai camminando. No, dopo aver fatto la nascita con i miei maestri, no? Io avevo un dolore tremendo. Però gli ho detto, sai, volevo dirti, no, ma adesso stiamo andando a prendere l'autobus. Saliamo sull'autobus, no, ma vedi, sai, io non trovo giusto quello che è successo all'università, no, ma facciamo per adesso siamo sull'autobus. Allora risvegliamo sull'autobus, dovevo andare alla stazione, c'era un lungo cammino alla stazione. E dico, no, ma secondo te, ma come stiamo camminando adesso? Saliamo sul treno e mi fa, di, io me l'avevo dedicato. Quel giorno ho imparato la cosa più potente che esiste come fatto, la distrazione. La distrazione. La psicoterapia non è il posto per ricontarti il passato, è il posto dell'oblio, è il posto della distrazione. C'è dell'altro, signora, c'è dell'altro, c'è dell'altro. Vede, lei è stata lasciata, ma c'è una donna dentro di lei, perché c'è il femminile, c'è un'energia femminile che quando chiudi gli occhi sta danzando, danzare sul dolore del signor quel bambino. Non c'è niente di più profondo. Essere, quando stai camminando, ti stai vestendo, ti stai vestendo. Ma quando ti alzi il mattino che ti corsa, provi a immaginare che stai vestendo il femminile. Le donne sono gli unici esseri del mondo che quando escono di casa e hanno messo un vestito sbagliato tornano a cambiarsi, vero o no?